Buongiorno a tutti. Quest'anno ho provato per la prima volta a seminare i mini cetriolini, che sono dei cetriolini messicani. E guardate un po' come sono venuti belli. Ho messo qui un 5-6 piantini e li ho fatti arrampicare su queste canne, formando quasi un tipi per tirarli su. Ma questi poi sono andati per conto loro, continuano a crescere e non si fermano. Sono molto molto produttivi. Adesso vi faccio anche vedere come si presentano. Sono davvero simpatici, si mangiano, diciamo, quando raggiungono questa grandezza o poco meno, quindi sono proprio mignon, vedete? Le piante sono molto produttive, ne abbiamo già raccolti e continuiamo a averne in abbondanza. Voglio fare anche un appunto e dire che i cetrioli cotti piacciono molto anche alle galline. Però questa volta voglio raccoglierne per noi e provare a farne due vasetti in agrodolce per conservare per l'inverno e vedere come vengono poi una volta conservati in questo modo. Così adesso ne raccolgo un po' e poi passiamo poi in cucina dove andremo poi a prepararli. Se volete potete anche, ecco, fai anche un'immagine sulla nostra luffa che una pianta di cui vi ho parlato tanto, che è questa spugna vegetale. Guardate, comincia a crescere, sta abbastanza bene. Va bene, io adesso raccolgo e provo a farne giusto un paio di vasetti. A me piacciono i cetrioli, solo li trovo un po' pesanti, fatico a digerirli. Ma ho trovato che con questo sistema in agrodolce sono molto meno pesanti per il mio stomaco. E anche diciamo un paio di vasetti per l'inverno fanno sempre piacere. Prima io ho sempre utilizzato i cetriolini piccoli, proprio quelli appositi per l'agrodolce, hanno più o meno una grandezza di questa dimensione, sono più o meno così. Però quest'anno mi ha incuriosito molto questa novità, questa pianta di mini cetriolini, e adesso facciamo una prova anche con loro. Come ho detto, la pianta è molto molto vigorosa. Naturalmente qui in serra è più produttiva, chiaramente, ma ne ho provate a piantare anche in giro sugli archi, e devo dire che anche se non le ho guardate tanto, quelle che ho piantato fuori sui miei archi crescono bene anche loro. E così direi una pianta bella rustica. Naturalmente farà poi solo il corso dell'anno, cercheremo poi di tenerci i semini raccogliendo qualche frutticino a fine stagione per poterle riseminare il prossimo anno. Adesso potete vedere la mia ricetta con gli ingredienti per preparare l'agrodolce. Abbiamo un 0,7 litri di aceto, 1,4 litri di acqua, ma io preferibilmente uso vino bianco secco, 10 cucchiai di zucchero e mezzo cucchiaio di sale. Però vedete che l'aceto e il vino oppure l'acqua insieme portano a più di 2 litri, 2100 ml praticamente. Quindi io ho riempito con i miei cetriolini appena raccolti i vasetti per vedere quanti vasetti poi me ne verranno fuori. Abbiamo riempito poi un vasetto con del vino per misurare quanto liquido poi servirà per la cottura ed è saltato fuori che abbiamo bisogno di circa 600 ml di liquido. Quindi vedete qua come abbiamo fatto 600 ml di liquido, di cui un terzo di aceto, quindi 200 ml, e due terzi di vino bianco secco. Abbiamo poi calcolato, dividendo gli ingredienti che vi ho fatto vedere prima, diviso 2100, che è il totale del liquido, abbiamo trovato che servono 3 cucchiai di zucchero e un piccolo pizzico di sale. Diciamo per questa ricetta. In ogni caso, io vi lascio questa ricetta principale
E poi voi potete calcolare quanto liquido vi serve. Ecco, adesso ho trovato anche la busta di questi cetriolini che l'anno scorso ho sempre seminato per diversi anni, quest'anno no perché ero molto incuriosita dai mini cetrioli, e sono i Verpeti di Paris, che sono più o meno grandi come il mio pollice e sono molto molto buoni, preparati esattamente con questa ricetta. Adesso prepariamo il liquido di cottura. Adesso misuro gli ingredienti, 400 ml di vino bianco secco, 200 ml di aceto di vino bianco, aceto di mele a seconda di quello che preferite, e metteremo poi in una pentola insieme al cucchiaio, 3 cucchiai anche meno, magari metto un paio di cucchiai di zucchero, una presa di sale. Ecco qua, se poi eventualmente dovesse avanzare un po' di liquido, pazienza, perché non è così che si riesce a essere proprio precisi. Ecco, vedete, proprio appena una presa di sale fino. Diciamo, magari metto un paio di cucchiai di zucchero. Anzi, diciamo una media, 2,5. Voilà, così. Se volete potrete usare zucchero di canna o altri tipi di dolcificanti a vostra scelta. E portiamo a bollore il liquido. Rimestiamo un po' con un cucchiaio di modo che si sciolga bene lo zucchero. Volete utilizzare un cucchiaio di legno. Voilà, di modo che lo zucchero e il sale si sciolgano bene. Mentre il liquido si preparerà per andare a bollore, togliamo i nostri cetriolini, così abbiamo i vasetti liberi quando sono poi pronti. Così tanti. Prendiamo un altro contenitore. Sembrano pochi perché sono così piccolini, in realtà sono proprio tanti. Per insaporire poi i nostri cetriolini, io amo aggiungere, non in cottura, quello lo metto proprio a crudo, diciamo, nel vasetto. 2 o 3 per vasino semini di coriandolo, che si possono tranquillamente coltivare nel nostro orto, perché il coriandolo, nonostante sia una pianta asiatica, diciamo, si può coltivare come annuale tranquillamente nel nostro giardino. Le foglie non hanno un profumo molto piacevole, almeno non siamo molto abituati. In Asia vengono anche molto utilizzate, soprattutto in Thailandia, nella cucina, ma per noi sono leggermente particolari, magari meglio usare i semini. Un grano di pepe, in questo caso io ho del pepe rosa, ma potete utilizzare quello che avete in casa, uno basta perché non bisogna proprio esagerare. Ecco qua, poi metterò un pizzico della nostra miscela di erbe per dare un buon aroma al nostro preparato. Ecco qua, un pezzettino di foglia di alloro, anche qui proprio solo un pezzettino perché l'alloro è molto aromatico, non deve coprire il gusto del cetriolo, deve accompagnare. L'abbiamo messo dappertutto, sì. E poi aggiungo anche qualche granello di senape, anche questa l'abbiamo coltivata noi. Questi ne mettiamo anche proprio 2 o 3 pizzichi perché danno proprio un buonissimo gusto. Con questo sistema si possono anche preparare i cipollini, tipo lo scalogno, che sono quelle piccole cipollette, o quando togliete le cipolle vedete che magari qualche cipolla è rimasta particolarmente piccolina. Si può anche preparare in questo modo. Per finire, io metto ancora 2 o 3 semini di aneto. Anche questo possiamo coltivarlo tranquillamente nel nostro giardino come annuale. È molto simile al finocchio, ma io trovo quasi più amabile, più particolare. È anche molto buona la pianta da usare fresca, ha un aroma davvero particolare, molto fresco, molto piacevole.
ci prepariamo i tappi, che sono questi tappi che hanno questa chiusura twist off, o comunque potete, se non avete questi, sono i classici tappi da marmellate o da conserve. Potete usare quei tappi tipo bormioli, o l'importante è che siano tappi che vengono poi ben sigillati e creano poi il sottovuoto quando li andremo a girare. Mentre i vasetti di vetro si possono riciclare per tantissimi anni, i tappi si devono cambiare tutti gli anni. Quando vediamo che il tappo comunque non è deteriorato, non presenta ruggini o non è schiacciato, perché se schiacciato poi non chiude più bene, possiamo al massimo riciclarli per un paio di anni, poi comunque vanno sostituiti. Adesso il nostro liquido bolle, quindi versiamo i nostri cetriolini, o come ho detto possiamo usare dei cipollotti o cetrioli un pochino più grandi. Diverse verdure si prestano bene a questa lavorazione. Riportiamo il liquido al bollore e lasciamo bollire, diciamo, in caso di cipollotti o cetriolini, come vi ho fatto vedere, di questa dimensione, per 2-3 minuti, 3 minuti circa. E in questo caso li farò bollire molto meno perché sono molto piccoli, così penso un minuto, non di più, perché poi le nostre dovranno mantenere una sensazione di croccantezza, non dovranno poi presentarsi molli, dovranno rimanere croccanti. Per questo vanno proprio bolliti pochissimo, giusto per quasi sterilizzarli, farli cuocere un attimo nel loro brodo di cottura. Dopo circa un minuto, visto, come vi ho detto, perché sono molto piccoli, di bollitura a fuoco un po' più vivace, anche rimestolandoli ogni tanto di modo che quelli sopra vadano sotto e possono cuocere tutti bene, li togliamo dal fuoco con una schiumarola e li mettiamo in un piatto. Adesso spegniamo poi momentaneamente di nuovo il fuoco sotto il nostro liquido, così abbiamo il tempo poi di riempire i vasetti con i piccoli cetriolini. Se volete potete anche aiutarvi con un cucchiaio, magari proprio un vero cucchiaio. Ecco qua, grazie al mio cameraman che anche aiuto cucina. Vedete, molto più facile con questi piccolini, funziona. Sempre agitando un po' di modo che si assestino anche un pochino, così possiamo riempire bene il vasetto. E riempiamo i nostri vasetti. Questi cetriolini poi si potranno consumare per accompagnare i nostri piatti, ad esempio patate o carne o qualsiasi cosa che voi vogliate, o come antipasti. Sono davvero molto molto apprezzati in inverno come piccolo antipastino. Ecco qua, vediamo che questi sono un po' pieni, quindi aggiungiamo questo e voilà. E poi dovremo poi fare in modo che il liquido copra bene, copra i nostri cetriolini. Adesso vedete, il liquido sta bollendo proprio bene bene, in piena bollitura, quindi andremo a versarlo nei nostri vasetti, bello bollente, un vasetto per volta, in modo che una volta pieno il vasetto si procede immediatamente a chiuderlo. Girarlo e portarlo, io ho utilizzato una scatola di cartone con un asciugamanino sotto, portarlo in quella scatola capovolto, perché così si potrà sterilizzare bene. Una volta che poi sarà raffreddato si potrà girare di nuovo il vasetto, etichettare e portare in cantina e conservare in cantina. Fate attenzione sempre che il vasetto sia ben chiuso, il tappo sia ben chiuso, perché altrimenti quando voi girate il vasetto rischiate che il liquido vi esce sulle mani e vi ustionate. Quindi
Acciappatevi sempre che sia ben chiuso. Piano piano con le verdure conservo sempre meno, perché poi in realtà mi piace proprio avere la verdura fresca anche in inverno, quindi mi limito proprio solo a fare qualche vasetto in caso passa qualche amico, qualche ospite, si può presentare un piccolo stuzzichino, un piccolo happy hour da fare con gli amici, ma proprio poi da mangiare la verdura io la preferisco decisamente fresca. Perfetto, perfetto, neanche una goccia in avanzo, ideale, proprio bello quando si riesce ad avere le dosi perfette, non si spreca niente. Giriamo anche il nostro ultimo piccolo vasino insieme agli altri, tutti belli vicini. Adesso copriamo bene il tutto, lo lasciamo in un luogo fresco, senza muoverlo finché si sarà raffreddato, quindi andremo poi domani a vedere cosa succede. Io aggiungo ancora una bella coperta calda in modo da impacchettare proprio bene bene il tutto, più caldo si mantiene per tempo lungo tempo meglio è, e lasciamo qua. Come ho detto, domani nel primo pomeriggio, visto che adesso più o meno siamo anche nel primo pomeriggio, controllerò, rigirerò i miei vasetti, li etichetterò e poi li porterò in cantina. Provate e fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta, se avete delle varianti, che tipo di varianti, dai che così posso provare anch'io la prossima volta. Un saluto a tutti, ciao ciao! Naturalmente, visto che siamo in estate, non poteva mancare un mazzo di fiori freschi. Appena raccolte citrulline, abbiamo raccolto anche loro.